tempo di San Paolo, per chi non lo sapesse o non se ne ricordasse, San Paolo visse nei primi 50 anni, 60 possiamo anche dire, nell'epoca nostra, quindi dopo Cristo. Probabilmente, dicono gli storici, era di qualche anno più giovane rispetto a Gesù. Da che cosa lo sappiamo? Lo sappiamo dal fatto che quando Santo Stefano fu ucciso a colpi di pietra, l'Apostolo San Paolo era ancora un accanito odioso persecutore dei cristiani e non fu, come dire, aggregato a coloro che tiravano pietre a Santo Stefano perché ancora era giovane e gli diedero l'incarico di tenere i vestiti di quelli che tiravano le pietre. Direte voi, perché i vestiti? Perché per sentirsi più liberi e avere più forza a tirare le pietre si toglievano una parte delle vesti e quindi sappiamo dagli Atti degli Apostoli che San Paolo custodiva le vesti, quindi approvava, era d'accordo, fremeva anzi per non avere l'età di poter anche lui lapidare, cioè colpire a colpi di pietra un santo, Santo Stefano, che morì proprio dicendo le parole stesse di Gesù: nelle tue mani affido il mio spirito, perdona Signore a quelli che mi stanno facendo del male. Così agiscono i santi. E San Paolo quindi era ancora giovane, al di sotto si pensa dei 20-25 anni. Gesù era morto già nell'anno 30, quindi aveva circa 35 anni quando morì, quindi San Paolo avrebbe dovuto avere non meno di 10 anni meno di Gesù, più giovane quindi. Durante questo periodo di tempo, per circa 20 anni, San Paolo si girò tante regioni. Per chi conoscesse la geografia, San Paolo fu presente e, diciamo, annunziò la parola di Dio in queste regioni: la Palestina, il Libano, la Siria, la Turchia, la Bulgaria, la Grecia. Forse andò anche in Spagna. Non siamo sicuri perché il libro degli Atti degli Apostoli non lo dice. Il libro degli Atti degli Apostoli si ferma quando San Paolo per la prima volta arrivò a Roma. Però abbiamo degli scritti antichi in cui si parla di San Paolo che visitò la Spagna. Quindi è possibile che tra l'anno 64 e l'anno 67, 64 fu l'anno in cui fu liberato dalla prigionia, perché andò a Roma imprigionato, ma a Roma, quando si presentò davanti all'imperatore, l'imperatore, nonostante che fosse Nerone, ancora non era cattivo come poi diventò, lo assolse e lo liberò. In questi tre anni, dal 64 al 67, San Paolo tornò a visitare i luoghi dove aveva predicato e forse trovò il tempo di prendere una nave e di arrivare in Spagna. Quindi immaginate quest'uomo che in 20 anni circa visitò buona parte del mondo di allora, sempre predicando, sempre annunciando la parola di Dio. A quanto pare fu anche in Sicilia, perché l'ultimo viaggio che fece ci fu un naufragio, la nave si,
si è incagliata, siamo le vettovaglie che c'erano nella nave furono perse per il naufragio, ma i viaggiatori rimasero tutti salvi, lo aveva detto San Paolo al capitano della nave, che sarebbero rimasti tutti salvi, e rimase a Malta per un periodo di tempo, fino a quando, circa 3 mesi, fino a quando non venne la primavera, dopodiché partì. Si fermò a Siracusa 3 giorni. Se voi andate a Siracusa e avete tempo di vedere alcuni luoghi importanti della città di Siracusa, potreste andare a vedere le catacombe di San Giovanni, dove c'è ancora una piccola stanza con un altare dove pare che San Paolo abbia celebrato l'Eucaristia insieme con i suoi compagni di viaggio e forse anche qualche convertito che partecipò a questa stessa liturgia. Tra le tante città che San Paolo visitò, dove predicò pure, ci fu Tessalonica, dove in poco tempo, pochi mesi, spuntò una comunità bellissima. San Paolo chiamò gli abitanti di quella comunità mia gioia e mia corona, perché mi siete diventati carissimi. E in questo brano che abbiamo ascoltato stamattina, San Paolo mostra il desiderio di rivederli, perché più di una volta dice San Paolo: ho desiderato venire presso di voi e godere della vostra presenza e contemplare il vostro volto. Questo discorso, apparentemente semplice, traduce e nasconde una verità molto importante, molto, da tutti i punti di vista. Vediamo quali. Il primo: quando ci si ama, tra noi uomini, gli angeli non hanno bisogno di vedersi perché sono puri spiriti, ma noi uomini, quando ci si ama, si sente il bisogno di vedersi. E più, diciamo, ci si vede, più si ha voglia di vedersi quando ci si ama. Per cui questo pensiero di San Paolo è un rimprovero per tutti coloro che, diciamo, avendo persone congiunte, persone, diciamo, care, persone che dovrebbero essere oggetto del nostro amore, non ci si fa vedere. A volte chiedo, diciamo, a qualche persona che non vede da molto tempo i figli, dico: ma abita a Verona, abita a Mantova, abita ad Asti, abita a Trieste, a Palermo. E con quale coraggio una persona che abita a Palermo sa resistere a non vedere il papà o la mamma, i fratelli e le sorelle, ma soprattutto il papà e la mamma, specialmente se sono vivi, specialmente se hanno qualche problema, specialmente se hanno qualche sofferenza? Come si fa a non vederli? Ditemelo voi, è impossibile. Io voglio portare sempre l'esempio della mia vita di prete. Quando ero in seminario, i miei genitori, con grandi sacrifici, venivano, magari a turno. A volte veniva mia zia, che era signorina ed era meno impegnata, a volte veniva la mia mamma da sola, a volte veniva mio papà da solo, a volte venivano tutte e due. Quando era festa grande mi portavano pure mia sorella, e per me era veramente una grande gioia. E quando sono diventato prete, fino a quando ero a Marineo, 2 anni, tranquillo, ma quando poi sono andato a Villa Abate, avevo già la macchinetta, la mia prima 500, e ogni settimana io
ogni settimana, non doveva sgarrare un giorno, perché a volte erano 9 giorni, 10 giorni, però, perché non sapevo fare a meno. Poi quando morirono i miei genitori, da mia sorella, ora che mia sorella è pure morta, dai miei nipoti, ma ogni settimana, ma non perché non ho da fare, ma perché tra i propri doveri c'è quello di vedersi significa questi sono gli occhi e io sto vedendo Rosi, sto vedendo Francesca, sto vedendo Maria, sto vedendo chi mi sta davanti agli occhi, ci siamo. È importante. Considerazione di carattere, diciamo, umano, ma c'è una considerazione di carattere soprannaturale, evangelico. Qual è? Quella di vedere e incontrare i fratelli nella fede, la comunità, proprio la comunità. Non è bello, per esempio, che ogni giovedì ci sono, diciamo, all'incirca sempre le stesse persone, ci si vede, mi spiace che qualche giovedì io purtroppo devo mancare per motivi, diciamo, superiori, non mai per capriccio o per malattia o perché il Signore mi chiama ad altri compiti, ad altre missioni, ci siamo, però tutto sommato ci si vede in altre occasioni. Perché è importante il vedersi anche tra fratelli nella fede? Perché, mettetevelo bene in testa e ditelo a tutti quelli che hanno idee sbagliate, il cristianesimo non è un io amo Dio per conto mio, a modo mio, secondo i miei criteri, quando mi va, quando mi piace e secondo quello che io giudico giusto o sbagliato. Il Vangelo è stato scritto per essere osservato. Le lettere degli Apostoli sono state scritte per essere osservate. E quindi il Vangelo non è che dice tu ama Dio come puoi, quando puoi, se vuoi, se te la senti, se ti va, se ti è vantaggioso, se ti piace. No, non lo dice il Vangelo questo. Il Vangelo ci fa capire, e naturalmente anche i libri della Santa Scrittura, che è necessario una presenza, uno stare insieme. Lo spiegavo ieri sera al gruppo Rinnovamento che si è riunito per un ritiro, lo stare insieme tra fratelli e sorelle nella fede è essenziale alla vita cristiana, se no uno si fa una religione per conto proprio, sarà una persona religiosa, ma non una persona cristiana. Perché il cristianesimo comporta il vedersi, lo stare insieme, dice il libro degli Atti degli Apostoli, in uno stesso luogo, che significa che la comunità si forma all'interno di una casa. La Chiesa di per sé la Chiesa con la C maiuscola è la comunità, la vera Chiesa è la comunità, ma la comunità si riunisce in Chiesa, cioè nel luogo che fa da recezione per l'assemblea della comunità, si riunisce in un luogo e questo riunirsi in un luogo forma e accresce la comunità. Porto un esempio. Secondo voi le famiglie dove si usa, una volta mio padre diceva che quando era in casa di mia nonna la domenica si mangiava alle 2 e guai a chi alle 2 non era a casa. Il padre rimproverava molto severamente ed era perfino capace di lasciarlo digiuno. Ricordo una famiglia di amici miei dove il padre di famiglia, 7 figli, attenzione, di diverse età naturalmente, il padre diceva alla moglie metti la pentola e falla bollire. Quando siamo tutti,
metti la pasta, metti giù la pasta. Metteva. Quando qualcuno ritardava all'orario, non è che si diceva siamo all'orario, mettiamo la pasta, quelli che siamo siamo, quelli che non siamo, pazienza. No, diceva alla moglie aggiungi acqua, falla bollire di nuovo. Capitava a volte che qualcuno sciaguratamente ritardava e a volte la madre aggiungeva acqua 3 o 4 volte fino a quando non si era tutti. Quando si era tutti, pasta giù, ci siamo. Una volta si usava così, una volta si usava che i figli tutti a tavola, come dice la Bibbia, i tuoi figli come virgulti di ulivo intorno alla tua mensa. L'ho detto ieri sera quando abbiamo cenato dopo il ritiro nella campagna di uno dei nostri amici. Ma quando si ragiona all'interno di una famiglia, ma ci sono famiglie che non sono famiglie, perché chi arriva apre il frigorifero e mangia. Ce ne sono famiglie dove si ragiona così. Se uno non c'è per capriccio, se per motivi di lavoro, ed è pure bello quando mi ricordo una famiglia di amici miei che i bambini potevano aspettare tutto il tempo che volevano, se non arrivava il padre, niente pentola, niente mangiare, il padre si sacrificava per dare il cibo ai figli ed era giusto che i figli per mangiare aspettassero il padre. Una volta si ragionava così, ma chiedetevelo tra amici se al giorno d'oggi in molti casi si ragiona così, perché il vedersi è importante, il parlare è importante, il comunicare è importante, il mangiare insieme è importante, il non accendere la televisione mentre si mangia è importantissimo. Perché se la televisione è accesa, il capofamiglia non è più quello che dà il cibo. Ma il capofamiglia è invece l'attore, il presentatore, il regista del film, va bene, che non ti dà il cibo, glielo dai tu a lui, perché campano attraverso la visione degli abbonati alla RAI o comunque di quelli che usufruiscono della pubblicità dei vari canali. E finisce la famiglia. Aveva ragione mio padre quando una volta si arrecò un po' arrabbiato che aveva visto una scena alla televisione che non gli piacque e venne a dire io a sti televisione ci lascio un colpo di zappone. Mio padre faceva il contadino, perché saranno la rovina delle famiglie. Sul discorso nel 1954, ci siamo, figuratevi se mio padre fosse vivo ancora al giorno d'oggi che cosa direbbe, ci siamo, anche non soltanto per le sconcezze che a volte si vedono alla televisione, ma io sono più preoccupato perché in quasi tutte le famiglie si tiene acceso il televisore mentre si mangia che non per le sconcezze che ci sono. È una cosa più grave, perché praticamente è come se si spersonalizzassero le persone riunite, come se ognuno camminasse per conto suo. È la distruzione della famiglia, così come la distruzione della Chiesa quando i fedeli dicono non c'è bisogno di andare in Chiesa, non ci vado perché c'è il Covid, non ci vado perché c'è caldo, non ci vado perché piove, non ci vado perché fa freddo, non ci vado per soltanto una grave malattia, dico grave, impedisce di fare il proprio dovere all'interno della comunità della Chiesa. Soltanto una grave, dico grave, perché quando uno non si può muovere, pazienza, ma quando si può muovere all'ospedale, è malato e non si può muovere, ma all'ospedale ce lo portano, sì, allora perché lo buttate pure alla Chiesa? Abbiamo avuto questa discussione recentemente con una persona. Padre Giacomo può venire a dare l'unzione dei malati a mia madre? Dico, ma tua madre si muove?
sì, solo per andare all'ospedale. E allora come si muove per andare all'ospedale? Portali in chiesa e diamo l'unzione dei malati in chiesa e stiamo... Perché dobbiamo convincerci, ma una convinzione ferma che ci fa essere fermi noi quando dobbiamo fare il nostro dovere di frequenza alla chiesa, e ci fa essere fermi nel rimproverare. Dobbiamo rimproverarli, quelli che non vanno in chiesa li dobbiamo rimproverare, glielo dobbiamo dire, così come fanno i fratelli e le sorelle quando uno dei fratelli e delle sorelle non si fa vedere nella casa paterna, non si fa vedere col padre e con la madre. Perché quando manca un figlio di famiglia non è che fa niente, fa. Un figlio che manca a tavola, un figlio che manca perché non si fa vedere, perché porta odio al padre o alla madre, non è un occhiuno mio, come si diceva anticamente, bumbona con sapesso un commento. No, uno che manca è una persona sacra che toglie affetto, che toglie energie, che toglie gioia alle persone che dovrebbero riceverlo, che certamente non è felice, perché chi non dà gioia ai propri genitori non è mai felice, perché il suo cuore ha un vuoto, perché anche quelli che odiano i genitori provocano, è come se col piccone o con la zappa scavassero un fosso per se stessi. L'amore comporta il vedersi, comporta lo stare insieme, comporta il contemplarsi, comporta lo scambiarsi segni, gesti e azioni di affetto.